E a proposito di volontari e di volontariati, come del resto annunciavo in apertura, ritorniamo nella città di Matera. Ieri avevamo fatto un salto per annunciarvi la festa del bene comune Tessere, che avrà luogo proprio questo fine settimana. Ci ritorniamo con piacere perché Matera sta vivendo un bellissimo momento di fermento sociale e abbiamo in collegamento con noi Vincenzo Pace, presidente di Disma e editore del periodico Scatenati oltre l'errore, un giornale particolare perché scritto insieme ai detenuti della casa circondariale di Matera. Buongiorno Vincenzo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo felici di averti qui con noi e prima ancora di parlare del progetto Scatenati, domani esce il secondo numero, per cui siamo proprio ecco, nel suo germogliare, nel germogliare di questo progetto. Volevo chiederti appunto dell'associazione di cui sei presidente, Disma, questo nome particolare del resto, che penso, sono sicuro, nasconde una bella storia. Sì, quando abbiamo fondato l'associazione un anno fa, ci siamo chiesti come chiamare questa associazione. Qualcuno suggerì Disma. Disma, secondo la tradizione, secondo alcuni Vangeli apocrifi, è il buon ladrone crocifisso insieme a Gesù. Quindi a noi piaceva ricordare questo buon ladrone che si pente dei propri errori ed entra con Gesù nel suo regno. Quindi per noi è di buon auspicio sia per la nostra realtà ma anche per i detenuti che tutti i giorni seguiamo nella casa circondariale di Matera. Grazie, molto bella, molto bello, molto bello questo riferimento. Disma, tra l'altro, ecco, oltre ad essere una delle persone, penso, più fortunate al mondo, è una di quelle che ha testato proprio la grande misericordia di Dio, chi più di lui. E su quell'esempio, ecco, il vostro progetto. Parlaci dunque di Scatenati oltre l'errore. Bello anche il sottotitolo, complimenti. Grazie, però il merito non va a noi ma ai detenuti, perché quando più di un anno fa abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo chiesto ai detenuti di scegliere il nome. Loro ci hanno fatto varie proposte, l'abbiamo messo ai voti, quindi il titolo Scatenate oltre l'errore viene dai detenuti. La volontà è stata proprio quella di dare a loro la possibilità di scrivere, di ideare questo giornale. Infatti, gli articoli sono scritti la maggior parte proprio dai detenuti che si incontrano in una redazione interna al carcere e insieme a noi decidono gli articoli da scrivere, le tematiche da trattare durante questo giornale. Per assurdo nasce prima il progetto di Scatenati e poi l'associazione, quasi come se l'associazione fosse frutto di Scatenati. E Scatenati viene proprio dal desiderio dei detenuti, proprio perché volevano raccontare le loro storie. Non volevano un giornale dove lamentarsi dei problemi del carcere, che sicuramente ci sono, ma era semplicemente un modo per darsi voce, per farsi sentire e per rompere quel muro tra esterno e interno, e tra interno e esterno, perché ci siamo resi conto che i pregiudizi esistono da entrambe le parti, È sia vero. dal mondo esterno sia dai detenuti. E quindi quali articoli possiamo aspettarci di leggere sul periodico? Allora, il numero che esce domani è che esce proprio durante la festa del bene comune. La presentazione fa parte proprio del progetto della festa del bene, essere la festa del bene comune. Prevede tanti articoli diversi tra loro, alcuni dal mondo esterno, alcuni dal mondo interno, alcuni ci racconteranno la loro storia di perché sono arrivati a commettere errori così importanti. Alcuni ci racconteranno il post-carcere e come la vita li abbia coinvolti dopo essere stati detenuti. Ma molti ci racconteranno anche alcune curiosità. Come si fa il padre dal carcere? Quali sono le ricette che all'interno del carcere riescono a produrre e realizzare? C'è proprio la competizione tra alcuni detenuti su chi scrive la ricetta migliore, che poi noi proviamo anche a sperimentare. Quindi è un giornale molto variegato. I detenuti scrivono molti articoli, ma loro riceveranno poi il numero con degli articoli scritti da persone esterne, quindi ascolteranno anche la voce degli esterni. Bello, bello, davvero molto bello, interessante, mi incuriosisce parecchio, quindi la prossima domanda è inevitabile, come faccio per leggere Scatenati?
Allora, per leggere Scontornati noi abbiamo immaginato un piccolo abbonamento che serve a, prima di tutto, a stampare il giornale, ma anche a stampare delle copie dei giornali per i detenuti. Basta scrivere un'email a disma@gmail.com e tramite un modulo è possibile iscriversi. Noi spediamo in tutta Italia il giornale. Quindi allora, ripetiamola un attimo la mail, così prendo nota. disma@gmail.com. È un modo per sostenere il progetto, ma soprattutto i detenuti, perché senza i lettori il giornale non avrebbe senso di esistere. Quindi per continuare a fare questo progetto, che è appena iniziato, è necessario il sostegno di chiunque voglia leggere questo giornale, che speriamo possa portare nuova luce a tutti, non solo ai detenuti. Allora, io sarò, non so se tra i primi in assoluto, credo di no, ma sicuramente tra i primi di oggi a scrivere una mail a disma@gmail.com, perché sono veramente molto curioso e il progetto è davvero bello e merita non solo attenzione ma anche supporto. Bene, Vincenzo, siamo alle battute conclusive. Prima di salutarci, vogliamo aggiungere qualcosa? Ma non lo so, vi aspettiamo domani a Matera, perché no? Guarda, un momento per vivere. Ci ho pensato tanto nelle ultime 24 ore, peccato che mi dovrò spostare in altra direzione, perché credo che la festa del bene comune che avrà luogo questo fine settimana sia davvero un gran momento da non perdere, per cui chi potesse... È un momento molto importante. Chi potesse... Allora, ti aspettiamo al prossimo numero di settembre. Bene, bene. Il periodico quindi esce con quale cadenza? Trimestrale, quindi maggio, settembre, dicembre, marzo. Perfetto, perfetto. Grazie, grazie Vincenzo per essere stato grazie con noi. Buon lavoro per Scatenati. Salutaci tutta la redazione interna ed esterna di questo bellissimo progetto e buona festa, e buona festa del bene comune a Matera da oggi fino a domenica. Grazie, grazie Vincenzo. A prestissimo. Bene, Maria Pia, noi dobbiamo correre nell'ultima pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo per comodamente affrontare le ultime news e salutare i nostri amici. A fra poco.